siamo al Forum Sport Center per questa puntata di Vite da Campioni e incontriamo Mattia Pesce. Innanzitutto grazie di averci accolto qui nella piscina dove ti alleni ogni giorno. Grazie a voi di essere venuti. Dietro di noi si stanno allenando in pratica i tuoi compagni, quelli con cui condividi ogni mattina l'allenamento. Allora partiamo subito col dire quanto è dura allenarsi ogni giorno con così tanta costanza e regolarità. No, è duro sia a livello fisico che mentale. Noi arriviamo a livelli di stress incredibili perché ogni giorno ci è richiesto di arrivare al limite, arrivare a toccare il nostro limite. A questo livello purtroppo nel nuoto per migliorare devi arrivare al limite e superarlo. Ogni giorno con la massima concentrazione e il massimo impegno e la massima volontà. Altrimenti non vai da nessuna parte. Nel nuoto per arrivare a determinato risultato si vuole anche un po' di fortuna. Quindi non basta solo il tanto allenamento. Bisogna che madre natura ti abbia dato le doti fisiche, serve la plasticità, serve una formazione di base a livello sportivo, e non indifferente. Cioè, io ho avuto la fortuna di essere cresciuto in un ambiente dove ho imparato da tutti, dai miei compagni di squadra fino a quando ero piccolo, fino a quando nuotavo annuale, dagli allenatori. Diciamo che ho cambiato molte volte, quando ero annuale avevo 4 allenatori per dirti, e mi seguirono un po' tutti insieme. Io ho imparato da ognuno di loro, poi quando sono venuto a Roma ho conosciuto altra gente, ho cambiato anche qui gli allenatori e da ognuno ho preso il meglio. E poi bisogna avere la fortuna anche di avere una mentalità che innescata, iniziale, che sia quella sportiva. I miei genitori, fin da piccolo, mio padre era calciatore, mia madre comunque è sempre stata sportiva, si è sempre mossa fino a quando ha iniziato a lavorare, per cui hanno voluto proprio inserirmi la loro mentalità. Mi hanno buttato in acqua quando avevo 6 anni e quindi poi io ho sempre fatto nuoto, non ho mai cambiato, non avevo altri interessi, scuola, e poi facevo nuoto, mi piaceva, poi ho scoperto che comunque ero bravo, per cui ecco, tutte queste cose insieme ti fanno arrivare a un determinato risultato e poi sta a te decidere se andare avanti o meno. A 15 anni io avevo visto che avevo delle possibilità, 15-16 anni quando ho vinto le mie prime cosette importanti, no? Quelle che vince il ragazzino, gli europei, avevo vinto gli europei juniores e i mondiali, per cui da lì poi mi sono dato una svegliata. Ho detto, ma sarebbe ora di iniziare a pensare di fare qualcosa, di allenarsi sul serio. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Tanti sacrifici, tanti risultati arrivati da adolescente, poi fino ad arrivare al grande sogno Londra 2012. Un'esperienza che credo in un atleta crei un ricordo, una memoria che rimangono per sempre. Il punto più alto di una carriera di un atleta. Poi se arrivano le medaglie, tanto meglio. Londra, comunque l'Olimpiade, diciamo. Sì, hai detto bene, diciamo che l'evento top della carriera di un atleta, e per il nuotatore non è facile. È stato un obiettivo raggiunto con grande fatica, però fino a quel momento io non avevo idea di cosa fosse veramente dare tutto se stesso per una cosa. Quindi
ci sono arrivato senza metterci quello che invece ci metto ora. Quando sono arrivato lì e ho vissuto quei 10 giorni con questi atleti, ho imparato da loro, ho studiato con gli occhi, con le orecchie. In 10 giorni mi hanno completato, cioè non dico di essere completo ora, però hanno colmato quella cosa che io non avevo. Perché cosa hai imparato, cosa ti ha dato di più? Ci sono tante cose, vanno un po' sul personale, perché ognuno ha le sue lacune, ognuno deve trovare la sua strada. E io quella strada la seguivo, però era buia. Ora c'è molta più luce e posso vedere meglio qual è quello che devo fare per vivere di questo sport. Dopo Londra, a livello tecnico, ho capito quello che mi mancava. Guardando gli altri, i nuotatori, mi sono visto soprattutto più debole fisicamente. Non ero un atleta completo come loro, fisicamente parlando, e tecnicamente. Per cui ho deciso di intraprendere un'altra strada che, guarda, ho sentito critiche da tutti, però è la mia strada. È molto semplice. Da tutti i colleghi, i giornalisti? Un po' tutti, soprattutto nel nuoto si pensa che più si nuota meglio è. Però questo vale quando sei ragazzino, ma dopo un certo livello non è proprio così. Secondo me devi ottimizzare quelle che sono le tue caratteristiche in base a quello che devi fare. Io sono velocista. Ok, 50-100 rana, cosa serve a me? Ho guardato gli altri, li ho visti molto più potenti. E la forza fisica è quello che poi, analizzando negli anni i miei risultati, è quello che più ha inciso. Allora è lì che devo puntare. Noi dobbiamo costruire una forza fuori dall'acqua, noi velocisti e ranisti, e poi riuscire a svilupparla nell'acqua, e quella è la parte più difficile, quindi dobbiamo fare una fatica ulteriore. Ma a Barcellona poi è cambiato qualcosa un anno dopo, ai mondiali? Sì. Questa consapevolezza e questo ragionamento che hai fatto ti ha dato poi comunque la possibilità di centrare una finale mondiale, quindi qualcosa già in un anno è cambiato. È cambiato molto, perché io partivo da zero e sono ancora... È ancora presto, un anno è poco, per cui io mi aspetto, se tutto va bene, se avrò fortuna, di essere totalmente un altro atleta tra 3-4 anni. Hands over my head, thinking what else could go. Londra ha cambiato molte cose anche in me. Dopo Londra ho vissuto un periodo pazzesco, dove ho cambiato anche la mia mentalità. In che cosa? In tutto, nella vita, nel mio modo di vivere, nel mio modo di rapportarmi a quello che faccio. Che è la mia vita, cioè lo sport è la mia vita per ora. Cioè, non riuscirei a vivere senza sport. Crescono le ambizioni dopo aver partecipato alle Olimpiadi. In qualche modo ci si rende più conto delle proprie potenzialità o dei propri limiti? Sì, perché ti ripeto, prima sono arrivato senza, a occhi chiusi, con fatica, ma senza vedere quello che era quello che poteva darmi questo tipo di vita. Non parlo di gloria, fama, soldi. È tutt'altro, va oltre. Io ho dato un senso alla mia vita. Prima nuotavo così a caso. Adesso ho una forza dentro che prima nemmeno immaginavo. Che fama, soldi, non te la può dare quella forza.
e cavalcandola, seguendo le mie idee e quelle del mio allenatore, siamo arrivati a raggiungere determinati risultati in un anno. Quindi una finale del 50 rana a Barcellona e la mia prima finale mondiale dopo un anno di lavoro, direi che è un bel risultato. C'è un atleta che qui magari ti ispiri? Non sono molto ispirato dal modo in cui affrontano la partenza, cioè nella rana purtroppo si usa un trucchetto. Appena si entra in acqua si fanno delle gambate del fino per agevolarsi rispetto agli altri, per portarsi avanti, ecco. Siccome lo fanno tutti, ormai è diventato un obbligo farlo. Sembra, io non lo so fare, non lo faccio per principio, perché penso sia una cosa scorretta. Purtroppo le Olimpiadi, se avessero squalificato tutti quelli che hanno commesso queste irregolarità, io sarei arrivato minimo in podio. Non primo, perché ce ne sono altri più forti di me, ma sicuramente in podio. E questo mi dà fastidio. Ma è una cosa che si sa nell'ambiente, si chiude un occhio? Si sa, però purtroppo è difficile da giudicare da parte dei giudici. Però tu te ne accorgi quando stai... Te ne accorgi, ma te ne accorgi soprattutto dalle riprese subacquee. Perché dalle riprese sott'acqua si vede. Mentre da fuori è difficile perché c'è la schiuma, dopo il tuffo c'è l'acqua mossa, la schiuma, le gambate vanno inserite lì. E quello ti dà un grosso vantaggio. Se le sai far bene anche tre decimi, perché poi non è solo quel vantaggio che ti dà lì per lì, ma te lo porti dietro, perché hai maggiore velocità di uscita e quindi anche nella nuotata è più facile. E queste cose le sono viste anche a Barcellona, nel 50, nel 100 non lo so, nel 50 sì. Per cui da quel punto di vista non mi ispiro a nessuno, anzi. Però io rimarrò sempre leale. Parlando invece di cose positive, quello che mi ha impressionato di più è Vandenberg, la nuotata. La nuotata è impressionante, per me è impressionante. Io mi reputo uno che nuota bene, ho un picco di velocità non indifferente. Sono uno dei primi al mondo nel picco, ecco perché poi riesco a rientrare. Perché la partenza, la mia lacuna è in partenza. Poi recupero perché ho questo picco di velocità, ma Vandenberg mi batte alla grande. Prima di scendere in acqua volevo chiederti che cosa rappresenta per te il nuoto. Prima, se non sbaglio, hai detto che è tutta la tua vita gira intorno al mondo del nuoto. Come ti senti quando stai in acqua? Cosa provi? Io entro in acqua per allenarmi, quindi capirai, non è che mi sento tanto bene. Ogni volta entro in acqua la mattina non è tanto rilassante, anzi, è uno stress, appena tocchi l'acqua, boom, sta acqua fredda in mezzo alle orecchie, guarda, non è che sia... Per cui, guarda, il nuoto non mi è mai piaciuto come sport, è noioso anche a vedersi. Però a me piacciono quelle situazioni dove sei lì con l'adrenalina, che tremi tutto, che senti il cuore in gola, senti un mattone nello stomaco. Arrivi a un certo punto che fai della lotta, della gara, la tua linfa vitale. E qui, quando sei in quella situazione, non c'è altro che ti interessa. Cioè, è quello per me. È il mio scopo, la mia ragione di vita, diciamo, adesso. Se uno pensa a fare lo spettacolo, a fare i soldi, queste cose qua, perde di vista quello che è il vero significato di sport. E quindi poi è costretto a imbrogliare per arrivare primo, a doparsi, a usare tutte le scappatoie. Ma non è così che funziona.
Allora, intanto scendiamo in acqua per provare quest'acqua fredda e magari capire un po' qualche dettaglio tecnico che puoi insegnarmi sul tuo stile, che è la rana. A dopo. Allora, prima di entrare in acqua spieghiamo un po' il movimento della rana per chi ci segue, ma anche per me che in pratica faccio una piccola lezione. Guarda, allora, i motori sono due, diciamo, quindi c'è la bracciata dove tiri l'acqua verso di te e la gambata dove invece la spingi. E entrambe le cose producono avanzamento. Nella bracciata ti alzi e poi il recupero deve essere veloce e coordinato con il movimento delle gambe. La rana, abbiamo detto prima, ci vuole forza, ma anche il discorso di coordinazione, perché se non hai coordinazione non vai avanti. E appunto perché ci sono punti morti. Meno punti morti ci sono, maggiore è l'avanzamento. Proviamo. Up in empire, my great desire, well, it fumes from my thought process, takes me higher, higher and higher, ain't stopping there, my avalanche of color starts over there, and I've got the solitary key to go through, gray and delicious. La nostra lezione per oggi è finita, grazie Mattia per i tuoi insegnamenti, spero di essere stato una buona allieva. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Ciao.